Le notizie 60 secondi. Dall'inizio di dicembre sono già 11 pazienti ricoverati o trattati presso l'ospedale Pellegrini dell'AS Napoli 1 Centro a causa dei fuochi d'artificio. La Polizia di Stato ha programmato in tutto il territorio nazionale una campagna mirata di servizi straordinari per il contrasto della guida in stato di ebbrezza alcolica in occasione della notte di San Lorenzo. Il 2023 è stato un anno particolare, lo ha sottolineato l'assessore di Casamicciola Annalisa Iaccarino. Il prossimo sarà di certo l'anno della rinascita. L'Assemblea Generale Ordinaria di Federalberghi Campania ha rinnovato le cariche sociali eleggendo il direttivo, riconfermati in qualità di vicepresidente Alberto Mennella e nel consiglio Luca D'Ambra per Federalberghi Ischia. Al centro sportivo meridionale di San Rufo partite amichevoli di calcio a 5 dei bambini dell'Under 19 tra lo Sporting Sala Consilina e l'Epomeo, anche per sancire un gemellaggio. Il prossimo appuntamento stasera alle 20.